Benvenuti cari ascoltatori, oggi ci troviamo di nuovo a parlare di quel teatro tragicomico che è il Movimento 5 Stelle e come ogni buon dramma politico italiano che si rispetti spuntano sempre nuovi personaggi a complicare la trama. Stavolta tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte eccoti arrivare ancora di nuovo Luigi Di Maio. Eh sì, l'ex Golden Boy del Movimento, il ragazzo prodigio che lo aveva portato al 33% e poi, beh, diciamo che ha preso una strada un po' più tortuosa. Ma niente paura, perché ora è tornato a gettare il suo sguardo illuminante sulle dinamiche del Movimento. Luigi Di Maio, ospite a casa di Maria Latella, ci ha tenuto a dirci due o tre cosette. Prima di tutto ha ricordato a tutti il suo glorioso passato, quando portò il Movimento al suo massimo storico. E adesso stanno al 9%. Non sembra affatto soddisfatto e sapete una cosa, in un certo senso ha ragione, ma signori, qui stiamo facendo un po' di revisionismo storico, perché la vera essenza del Movimento 5 Stelle non è quella che Di Maio vuole farci credere. Non è mai stato un partito filo-atlantista né pro-Unione Europea. Grillo, lo sappiamo tutti, non è mai stato un fan delle elite europee e del loro capitalismo sfrenato. E ora Di Maio vorrebbe rifilarci la storiella che con lui tutto andava meglio, ma se mi permettete, amici, il Movimento non può essere misurato solo dai numeri delle elezioni. Il Movimento 5 Stelle è nato come un atto di ribellione, un calcio negli stinchi al sistema. E sapete chi incarna davvero questa ribellione? Beh, chi sarà? Beppe Grillo, non certo Di Maio, che ha passato più tempo a cercare di fare il bravo studente dell'Europa e di Draghi che a lottare contro l'establishment. E che dire di Conte? Anche lui un professore trasformato in politico che ha cercato di cambiare pelle al Movimento 5 Stelle, rendendolo più istituzionale, più presentabile. Ma non è per questo che la gente ha votato i 5 Stelle. Ora Di Maio ci parla come se fosse il salvatore che può riportare il Movimento alla gloria, ma il vero spirito grillino non è mai stato quello di adattarsi e farsi accettare. È sempre stato quello di rompere le regole, di sfidare i poteri forti, e questa è la differenza. Grillo non vuole essere l'ennesimo politico che gioca secondo le regole degli altri. Lui vuole riscrivere quelle regole. Conte, con tutto il rispetto, non ha mai avuto la stessa visione rivoluzionaria. E poi, ragazzi, non dimentichiamoci una cosa fondamentale. Beppe Grillo non è mai stato un politico di mestiere. È un comico, un provocatore, un visionario. E forse è proprio per questo che è l'unico che può davvero rappresentare il Movimento 5 Stelle. Perché non ha paura di dire quello che pensa. Anche se questo significa far arrabbiare qualcuno. E parliamoci chiaro, è proprio questa mancanza di paura che ha reso il Movimento 5 Stelle ciò che è stato, più che ciò che è. Quindi Di Maio torna e ci dice che lui è la soluzione ai problemi, ma onestamente io vedo Grillo come l'unico che può riportare il Movimento alle sue origini. Certo, l'immagine di Grillo che si lamenta perché lo stipendio dipende da Conte può sembrare buffa, ma ha un fondo di verità. Grillo dovrebbe essere l'anima del Movimento, non un comprimario. E cosa dire di questa ipotetica alleanza con il PD di Elly Schlein? Conte, diciamocelo, anche qui sembra voler dividere. Elly ha i suoi problemi, ma ridurre il tutto a una questione di numeri e leadership mi sembra limitante. Il Movimento non è nato per fare accordi di palazzo, ma per stravolgere il sistema. Se Grillo ha ancora una cosa chiara in testa è che il Movimento non deve diventare una fotocopia del PD. Piuttosto è meglio che Conte vada, provi a fare il leader del PD a questo punto. Insomma, ogni tanto riappare Di Maio che vuole dare la sua lezioncina. E questa volta si è gloriato anche del fatto che ha portato il Movimento al 33% e poi l'ha fatto collassare invece, no? Questo forse non vuole ricordarselo.
Insomma, amici, la storia continua tra Conte, che vuole Palazzo Chigi insieme alla Schlein, è un'alleanza assurda chiamata Campo Largo, Di Maio che sogna i vecchi successi, Grillo che ancora cerca di mantenere la barra dritta. La battaglia è ben lontana dalla fine. Speriamo bene. Ricordate che se c'è qualcuno che sa come fare casino e far riflettere allo stesso tempo, quello è Beppe Grillo. Noi ci sentiamo presto e ricordate, non fidatevi mai dei revisionisti storici e nemmeno dei revisionisti attuali, a mio avviso. Ma non possiamo non dedicare a Luigi Di Maio una canzone, gliela dedico con tutto il cuore. Ascoltiamo uno dei miei ultimi singoli contenuti nell'album La prima goccia di pioggia, dal titolo Il politico. Luigi era un italiano medio, povero, poveraccio. Ma un giorno un desiderio e una scoperta cambiarono per sempre la sua vita e da mediocre com'era, riuscì finalmente a realizzare tutti i suoi sogni. Voglio fare il politico, che sono intelligente. Per ogni appalto becco almeno una tangente. Voglio fare il politico e promettere balle, tanto staranno tutti ai miei piedi a farmi le galle. Voglio fare il politico, lasciar morire la gente intossicata per le industrie che ammalano, gestite da omertà organizzata, e sparare ai gommoni nel mare, affondare il diverso. Tanto faccio i selfie col papa e dimentico tutto col sesso, tutto col sesso. Il mondo è di chi conta, tutta è inutile la vostra baraonda, e le manifestazioni servono a vendere striscioni. Il mondo è di chi bombarda, e tu sei quella formichina laggiù che guarda. Non arriva la cicogna ma la distruzione di chi sogna. Il mondo è dei potenti, devi stare dalla parte dei vincenti, dalla parte dei credenti, se non mi voti ti spacco i denti. Il mondo è dei furbi, cosa aspetti a passare dalla parte del torto? Se non mi voti sei morto, se non mi voti sei morto. Voglio fare il politico, fare leggi a persona, leggi ad usura, metter paura, e tutti zitti ora et labora. Basta andare in TV col sorriso sgargiante. Voglio fare il politico, tanto in Italia non cambia mai niente. Voglio fare il politico, occuparmi del bene personale, tanto la confessione mi toglie peccati e sti cazzi del male. E di chi si uccide per depressione, chi non ha da mangiare. Io penso a me stesso, tanto il popolo è fesso e torna a votare, torna a votare. E mi compro le radio, e mi compro i giornali, e mi compro le TV, e mi compro le donne, e mi compro le squadre, e mi compro Gesù, e mi compro la mafia, le banche, le spranghe per menare di più, e mi compro la gente che non conta niente. Il mondo è di chi conta, tutta è inutile la vostra baraonda, e le manifestazioni servono a vendere striscioni. Mondo è di chi bombarda, e tu sei quella formichina laggiù che guarda. Non arriva la cicogna ma la distruzione di chi sogna. Il mondo è dei potenti, devi stare dalla parte dei vincenti, dalla parte dei credenti, se non mi voti ti spacco i denti. Il mondo è dei furbi, cosa aspetti a passare dalla parte del torto? Se non mi voti sei morto, se non mi voti sei morto. Voglio fare il politico perché mi piace la guerra,
e la difesa è importante, non si sa mai, cadessi per terra e coi piedi per aria nella rivoluzione, chiedere scusa alla gente, provare a far compassione.